occhiali! Te li ho preparati qui in cucina! Dai che sono in ritardo, non mi sono andato a svegliare. Io ho provato a svegliarti, Prendi anche questo se ti viene fame. Va bene, dov'è mio fratello? Sono qui! L'altro. E di sotto che ti aspetti in macchina! Vado allora, ciao! Ciao, in bocca al lupo! In bocca al lupo! Dai, sono in ritardo! Oh, vecchio, è rosso! Ma dove sei andato? Lo sai che oggi c'è la prima prova dell'esame di maturità? Ma anche io devo fare l'esame! Bene, possiamo iniziare. C'è qualche volontario per estrarre la busta contenente gli temi? Nessuno? Scusi, prof. Ci sono anch'io. Va bene, abbiamo un volontario. Prego, vieni a estrarre la busta con il tema. Dimostratemi che la Divina Commedia non sono solo versi impolverati e non avrete problemi. Un po' di creatività da parte vostra è cosa gradita. La storia è fatta di giorni che verranno ricordati per sempre. La poesia è fatta di emozioni e stati d'animo che sono comuni a tutti gli uomini. Dante è grande perché parla di uomini, parla del loro cuore. La dannazione, l'attesa e la salvezza di cui ci parla non sono poi così distanti da noi. Sono nelle nostre vite. Sono... forse più che tante parole, cara professoressa. Proverò a raccontarle tre storie. Noi siamo persone razionali, non è vero? Non è vero? Non siamo forse razionali? Cosa vuoi dire? Che dovremmo elencare i pro e i contro. Cavolo, Edo, sei un genio. Come ti vengono certe idee? Non si spiegano certe cose. Sarebbe come chiedere a Giuliano come scrive le sue canzoni. Chi è Giuliano? Il cantante di Negramaro. Lui ci ne va male. A proposito, a quando le nozze? Simpaticone. Io intanto ho trovato la ragazza che fa per me. Non stai più con noi come una volta. Passi tutto il tempo con lei. Ehi, poi... si sta facendo tardi. C'è Fabio che ci aspetta al parchetto. Cosa ci fa là? Lui non entra, dobbiamo decidere. Forza Tommy, dimmi un pro. Durante i compiti di chimica è facile copiare. Già. Simo, dimmi un contro. Beh, c'è il compito di chimica. A me questo basta. Possiamo entrare più tardi? Sì, così se ci vede la prof. Beh, possiamo... Io vado al parchetto. Chi vuole venire mi segua. Dai, andiamo. Oh, sapete che Robin non lo vedo più con un bel pezzo? Perché? Cosa ha fatto quell'idiota? Va a scuola solo i giorni pari. E i genitori lo hanno scoperto. Che genitori pallosi. Mai quanto quelli di Tommy. Oh sì, mamma. 5 minuti e sono a casa. Non ti preoccupare. Tranquilla, arrivo. Sapevo di trovarvi qui. Ecco un altro piccolo chimico. Vi sbagliate, questa volta ho studiato. E perché non sei andato a scuola? Beh, oggi è un giorno dispari. Ah. Fabio, gli hai detto di stasera? Io e Robby con la sua compagnia andiamo a fare un bagno in piscina. Voi ci siete? In piscina? Ma è freddo. Per questo andiamo. E di chi sarebbe la piscina? E qui sta il bello. E niente proprio di meno che del primo cittadino di Pesaro. Il primo, ma è ancora vivo? Mi piace. Ma lui non c'è? No, è la piscina della villa estiva. E a poco ci sarà il compleanno della moglie. Devo parlarne con Luci. L'importante è non farci scoprire dal custode. Io ci sono, anche io, non me la perderei mai. Sta zitto Fabio, sennò ti gonfio. Oh, scusa se sono entusiasta. Tommy, tu ci sei? Sì, contatemi, ci sono. Io vado, che tra poco suono la campanella. Aspetta.
combina una giusta. Pensa che mi ha telefonato persino la scuola. Qualcosa di grave? No, però il preside dice che fa troppe assenze. Quel ragazzo mi fa proprio dannare. Tommy invece non ha mai lasciato nessun'ora di lezione e prende sempre ottimi voti. Caspita, è bello, è solo che io non so, sarà la compagnia. Giulio si fa influenzare da questi amici. Gli amici di Tommy invece sono dei bravi ragazzi. Ciao Tommy. Ciao Diego. Hai visto, la mamma me le ha ricomprate. Senti, scusa, ma ne avevo proprio bisogno. Ragazzi, è pronta a tavola, sbrigatevi. Arriviamo. Stasera guardi questo film con me? Non ho tempo, Diego. Per favore. Smettila di frignare. Lo sai chi è che fa così? Le femminucce. E tu non sei una femminuccia, non è vero? Allora adesso vai a tavola e io ti raggiungo. Tommy, com'è andato il compito di chimica? Ancora non lo so com'è andato. Era difficile. Basta, Anna, vedrai che è andata bene. Oggi pomeriggio andiamo dalla nonna, te la cavi da solo o dobbiamo chiamare la signora Pina? No, per carità, la signora Pina no. Anch'io voglio restare a casa con Tommy. Tu sei piccolo, Diego. Mi raccomando, Tommy, nessuno in casa, non mi piace che vengano i tuoi amici. E non uscire stasera che domani è scuola e metti la sveglia. Sì, papà, lo so. Che fai oggi pomeriggio? Partita di calcetto. Segna, mi raccomando. Certo. Perché ho preso la palla a Tommy? È squadra con noi. Volevo fare gol e l'ho fatto. Tommy, non te la prendere. Lo sai che Edo è fatto così. No, dai. Alla fine siamo amici. È che per una volta volevo segnare tutto qua. Allora, ragazza, che ne dite di un bel gelato? Magari chiediamo agli altri se ne hanno voglia. Io e Simo non veniamo. Andiamo a casa a guardare un film. Lui sarà stanco. Uffa, Lucia, ma non vi stancate mai di stare sempre insieme? Scusate, sapete se la partita è già finita? Sì, sì, è finita. Ah, e i ragazzi se ne sono già andati? Ah no, sono negli spogliatoi. Ma cerchi qualcuno? Ti possiamo aiutare? Strana la ragazza. Magari è la modesta di Fabio ed è di un'altra città. Ma che vi importa? Non fate sempre le pettegole, saranno affari loro. Comunque, io niente gelato. Devo andare in biblio. Qualcuno ha controllato le previsioni? Nevica! Volevo solo prendere un libro che mi ha consigliato mio nonno. Si chiama Il vecchio e il mare. Non mi guardate così, lo prendo solo perché me l'ha detto lui. Vorrei venire anch'io in biblioteca. Va bene per tutte? Sì, sì. Almeno qualcosa di diverso che le solite vasche in centro. E raga, stasera bagni in piscina. Sì, ci ricordiamo, stai un po' zitto. Ehi, Tommy, sei arrabbiato per prima? No, non ti preoccupare, non è niente. Siamo amici, no? Allora, ragazzi, vi saluto. Che vado dalla mia ragazza. Oggi sto un po' con lei. Strano. Ciao. Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Ciao raga, vado anch'io. Stasera alla villa at 9 o'clock. Qui l'orario dei posti li decido io. E poi cosa parli l'inglese che non lo sai? Ah, dimenticavo. Portate l'asciugamano che sennò è freddo. Ciao. Allora ragazzi, ore 9 near the villa. E se mia madre mi vede con l'asciugamano mi prende per matto. Poi Tommy, allora alle 9. No, guarda, io stasera arrivo un po' più tardi. Dai, Tommy, che ti frega? Domani facciamo come con chimica. No, guarda, Matti, io vengo più tardi. Vi raggiungo in piscina. You're all so far. Oh,
Allora, che ne dite? Che dovremmo vederci più spesso. E Lucia ha battuto un record personale. Il primo pomeriggio intero senza Simo. E ancora non dà segni di infermità mentale. Che vi dicevo? Ma dov'è Sofia? Allora, Sofia, hai trovato qualche bel libro? Niente, 5 minuti vado, con o senza i tuoi amichetti. Vedrai che arrivano, poi è stata un'idea di Fabio invitare anche loro. Avevo detto di non chiamarli. Siamo in troppi, rischiamo di essere scoperti. Potete evitare di parlare male di noi? Io ho fatto grandi sacrifici per essere qui stasera. Penso noi che lo facciamo ogni giorno sopportandoti. Oh, finalmente Edo. Siamo tutti, andiamo. Aspettate, manca Tommy. Mi sto arrabbiando, se qualcuno ci vede siamo nei casini. Ma chi vuoi che passi qua? I proprietari non sono in vacanza. Dobbiamo fare comunque molta attenzione. Dai, andiamo. Aspettate, Tommy. Tommy non viene, non l'hai capito? Sarà a casa a ripassare storia. Forse aveva solo paura. Dai, andiamo. Non avrai mica paura, eh? No, no, che dici? È solo che se ci prendono, ci scoprono, ci portano via, chiamano i nostri genitori. Elia! Dai, andiamo. Ragazzi, state giù, sta arrivando qualcuno. Ho portato una ciambella per sicurezza. Oh, era ora. Ehi Matti, mi è sembrato di aver sentito dei passi. Ma no, è solo la tua immaginazione. Allora Tommy, sei stato male ieri, eh? Prof, l'altro pomeriggio ho giocato a calcetto, sa, questo freddo... Vedo che sei guarito, però. Bene, bene. Perché oggi ho preparato un compito di recupero per quelli che non c'erano. Vedo che oggi ci siete tutti, però, che fortuna. I seguenti studenti sono convocati immediatamente in presidenza. Dario Neretti, Tommaso Rossetti, Edoardo Falcinetti, Giovanni Fannese, Matteo Rustelli, Fabio Megrini e Filippo Brusati. Prego, prego, venite pure.
Posso farvi una domanda? Una ce l'ha già fatta, ma se vuole può farcela un'altra. Vedo che avete voglia di fare i simpatici, ma ve lo chiederò una volta soltanto. Ieri sera un vostro amico è stato scoperto mentre violava una proprietà privata. E non una qualunque, quella del sindaco. Voi ne sapete qualcosa? Oh Edo, sei stato proprio bravo a convincerlo. A me dispiace solo per Simo. Hai riversato tutte le colpe su di lui. Meglio lui di noi, no? Pronto? Ciao mamma. È andata bene a scuola? No, non mi ha interrogato in storia. Non me l'hanno ancora riportato il compito di chimica. Ti voglio bene anch'io. Ciao mamma, ciao, ciao. Ma chi ti ha detto queste cose? Lucia, questi giorni le ragazze sono in fissa con i libri. Comunque dicevi? Ti dicevo che nella pittura fiamminga del 600 c'era l'usanza di dipingere tutti i personaggi di un dipinto, come se fossero in posa mentre guardano altri punti del quadro. Mentre i bambini, occhi ancora intatta la propria innocenza... Ma cosa stai dicendo? Gli sto raccontando della pittura. Stai parlando di quadri? Stavo solamente parlando con Tommy. Basta, abbiamo toccato il fondo. Tra un po' inizieremo a metterci lo smalto a vicenda. È tutta colpa di Lucia. È ora di lasciarla. Ehi! Stasera tutta la Martina per il nostro libro party. Oh, non vedo l'ora, ma dov'è Martina? È in ospedale del nonno. Ah. Sì, ma non preoccuparti, niente di grave. Comunque stasera da Martina. Avete avuto una bella idea. Adesso avete anche imparato a leggere? Uscite di meno da quando avete questa nuova passione. E dimmi, che cosa ci perdiamo? Lo stare nel parchetto sui motorini, parchetto motorini, parchetto... Dovreste motorini. Apprezzare di più lo stare con gli amici a non fare niente. Amici? A quanto pare non siete così amici. Cosa vuoi dire? Che ho parlato con Davidone, lo avete fatto anche voi. Certo. Ha giurato più volte che non avrebbe fatto i vostri nomi con nessuno. E con questo? E stamattina come faceva il preside a sapere i vostri nomi? Forse. Giusto, non ci avevo pensato. È compito delle ragazze pensare. Deve essere stata Lia. Pensateci un po'. Già, per non fargli cadere la colpa sui suoi amici. Se lo prendo. Non è stata una buona idea fidarsi di loro. Fa solo che passi qui e lo faremo pentire di tutto. Portatemelo qui. E come facciamo? Non mi interessa come. Portatemelo vivo, morto o X. Potremmo provare a chiamare Roby. Giusto. Ehi, Tommy, che hai? Niente. Non hai mai pensato di cambiare tutto? Compagnia? No, intendo cambiare vita. Cambiar vita? A me piace. Sto bene con voi. Anch'io sto bene. Ma non vorrei svegliarmi una mattina e scoprire che non ho combinato niente. Che paranoia che ti fai, l'importante è stare con gli amici. Forse hai ragione. Ma tu sei felice? Ehi, signor Freud, mi dia un attimo per pensarci. Di cosa mi posso lamentare? Io sto bene, perché non dovrei essere felice? Non senti mai che ti manca qualcosa? In questo momento ho un grosso buco nello stomaco. Che ne dici di andarci a mangiare qualcosa? D'accordo. Ah, che poi dovrebbe arrivare Lia. Qui. Sì, Roby l'ha chiamato, lo stanno aspettando con tutti gli altri. Sì. Perché stasera non andiamo sul classico? Quanto classico? Divina? Ci siamo già fidate di te una volta. Ma mi sembra sia andata bene. Però solo un capitolo. Sì, sì, te la passo. Sì? Ciao! Ecco l'elmo della biblioteca. Tutto bene, sì, grazie. Sì, vabbè, torniamo al nostro libro party. Passami la mia commedia. Finito questo, la buia compagna tremò sì forte che dello spavento la mente di sudor ancora mi bagna. Ragazzi,
Avete visto chi è arrivato? Finalmente. È ora di dargli una bella lezione. No, che fretta c'è? No, dai, passiamoci sopra almeno per questa volta. Se sei dei nostri è bene, altrimenti puoi anche andartene. Voi fate quello che vi pare. Io non prenderò parte a questa buffonata. Non sappiamo nemmeno se è stato... La terra lacrimosa diede vento, che balenò una luce vermiglia la qual mi vinse ciascun sentimento. Ehi, ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Noi bene, tu un po' meno forse. Sì, so di cosa state parlando, insomma... Anch'io al vostro posto sarei deluso, un vostro amico che fa la spia. Ma cosa stai dicendo? Senti, ieri hanno preso solo Davidone, quindi solo lui poteva fare dei nomi. E se fosse stato qualcun altro? Diciamo tu? Io? E io che c'entro? Ieri sera sono fuggito insieme a voi. Nessuno sapeva che ero lì. Tu davvero speri che noi ti crediamo? Ora avrai quel che ti meriti. Vi state sbagliando. E di grosso poi. Perché dovremmo credere a te piuttosto che Davidone? Io non ho fatto niente. E caddi come l'uomo cui sonno piglia. Se non dici la verità, te ne do un altro! Non sono stato io! Basta, mi prego! Basta, mi prego! Basta! 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 Fermate! Smettiamo appena di dire la verità! Sì, dici la verità! No. E va bene, sono stato io, però basta! Dai ragazzi, basta! Prendiamo i soldi e andiamoci! Tommy, prendi il portafoglio! Ma io? Ehi, sei dei nostri o no? Dai raga, andiamo. Ciao Elia, e grazie. Pronto Elia? Sì, lo so, mi dispiace. Non pensavo arrivassero fino a questo punto. Senti, passa a casa mia, ho il tuo portafoglio. Io ti denuncio, ti rovino, ti denuncio. Farò vedere a tutti chi sei veramente. Chi sei? Te stesso, o meglio, una delle tue due vite. Cosa? Cosa? Che cosa hai fatto? Che cosa abbiamo fatto? È stato un incidente, lui voleva denunciarci e noi non abbiamo fatto niente. Noi non siamo cattivi, nessuno lo è. Dipende soltanto dalle nostre scelte, sono quelle che fanno la differenza. Per quanto pensavi sarebbe andata avanti. Noi non faremo mai qualcosa del genere. Ci voleva denunciare, avremmo perso la faccia. Che cosa avrebbe detto nostra madre? Non ci meritiamo tutto questo, è colpa di... Non ci sono buoni o cattivi, ci sono le nostre scelte. C'è una strada facile e una ripida. C'è una risposta facile e una difficile. Io so... Non basta sapere la strada. Noi non abbiamo mai scelto il male. Noi non abbiamo mai scelto. Non abbiamo mai preso in mano la nostra vita.
Non si vive senza scegliere. Non si sceglie senza rinunciare a qualcosa. Io so, non basta sapere. Cambieremo. Siamo dovuti arrivare a questo punto per capirlo. Perché l'abbiamo fatto? Ci voleva denunciare, avremmo perso la faccia. Che cosa avrebbe detto tua madre? E poi il compito di chimica, e lui l'avrebbe detto. Bobby, sono a casa! L'inferno non è la condanna da parte di qualcuno, ma è una condizione che costruiamo ogni giorno con le nostre scelte. Penso di non essermi dimenticato nulla. Te riesci ancora a pensare? Messo spettacolo mi ha messo in crisi. Ma gli altri sono già pronti? No. Sai cosa fanno? Anche oggi, qui. Ma come fanno con lo spettacolo? Non vi preoccupate, ci penso io. È qui la festa? Sei matto, ci hai fatto prendere un colpo. Dai, dai. Se ci prendono per colpa tua, ti ammazzo. Sì, come no? Non volevate dividere, Tirchioni. Scusa, togli. E poi quello lo faceva anche Gollum. Ragazze, scusate, e cecchini? Grazie. Scusa. Parlo con te. Cosa vuoi, lasciarmi in pace? No, voglio chiarire una volta per tutte. Lo sai che non abbiamo fatto niente. Chiedilo anche a lei se vuoi. Basta! Sono stanca delle vostre bugie. Delle tue bugie. Non sono bugie. È un'amica, punto. Sì, e allora spiegami. Scusa, è mio padre, devo rispondere. Già, sempre tuo padre. Aspettami un attimo, per favore, scusa. Pronto, papà? Sì, sono io. Sì, sono dentro. No, li ho fatti gli esercizi. Sì. Sì, sì, li ho fatti. No, no, vedrai, la so bene la parte. Sì, sì, sarò il migliore. Sì. No, 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 non ho paura. Va bene. Sì.
Ma scusa, scusa, ti devo salutare, hanno acceso qualcosa, non sento più niente, scusa. Ciao, ciao, vabbè. Pietro, ma perché non sei qui? Sei in ritardo? Stai scherzando? No, Pietro, tu non puoi mancare. Pietro non c'è. Pietro non c'è. Pietro non c'è, ragazzi! Ragazzi, Pietro non c'è! Dai che ce la faccio, no! Pietro non c'è, ragazzi! Pietro! Ragazzi! Pietro! La Cecchini! Pietro, ragazzi, ragazzi, Pietro! Pietro non c'è, ragazzi! Pietro! Come Pietro non c'è? Venite! No, ragazzi, basta Nutella, stesso macello. Cosa? Pietro non viene. Cosa? Ma stai scherzando? Forza, ragazzi, no. Venite. Dai, implicatevi. Adesso come si fa? Catastrofe, io lo sapevo. Disastro, disastro. Cataclisma, cataclisma. Ecco, è da mandare tutto a monte. No, non è possibile. Aveva anche una parte impegnativa. Vuoi chiamare il regista? No, è ancora al telefono. Calmi, ragazzi. La soluzione la troveremo, dai. Qualcuno sa le battute? Io no. Io sono in scena con lui. Io! Se volete, potrei provare. La parte la so. Sei sicuro? Ma come fai a saperlo? L'ho ascoltata a lungo, me la ricordo. Certo, non sarò bravo come lui, ma se non avete altra scelta... Portiamolo dal regista. Sì, è meglio. Io quella non sopporto proprio. Sì, comincio a pensarlo anch'io. E l'hai capito, te l'abbiamo sempre detto che si la tira troppo. Con quella sala spocchiosa. Shh, zitta, sta arrivando. Ragazze, siete pronte? Non vediamo l'ora. Pronto allora? Verrà tuo padre? Allora come va con Luca? Bene. Non sembrerebbe. No, è che ultimamente anche oggi abbiamo litigato. Mi dispiace, però vedrai, si sistemerà tutto. Sì, lo penso anch'io. È molto interessante quello che dici. Poi si vede che sei proprio appassionato. Ma come hai saputo queste cose? Mi piace leggere. Tutto qui. E poi... matita? E poi devi sapere, carissima, che la pittura fiamminga del 600 era molto interessante. Pensa che all'epoca andava di moda ritrarsi in posa e ogni quadro aveva la particolarità... Raffaella, dobbiamo attaccare un velo? Vieni a darci una mano? D'accordo. A dopo, Yaki. Non vedo l'ora che finisca tutto per uscire con Cesco. Sono agitatissima. Ancora devo decidere cosa mettere. Ciao, ragazze. Ciao. 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 Oddio, ma dove va? Dicevo... Ah sì, la vado a chiamare subito. Fortuna, vai vai, vada al tuo amichetto del momento, che già domani ne ha un altro. E poi gli c'è spiegata quello, ma si è vista. Ragazzi, scusate, avete visto il mio borsellino? Quale? È quello di vernice fucsia con una cerniera oro. Mi serve assolutamente, dentro c'erano trucchi e accessori vari. Scusa, ma non ti ricordi dove l'hai messo? No. Allora, l'ho messo su una sedia, poi sono andato a prendere i vestiti, ma c'era un bottone scucito, quindi sono andato dalla Graziella, che lei è bravissima. Dopo vado a pulire gli accessori perché erano un po' impolverati, anche un po' macchiati. Macchie! C'era una macchia nei miei pantaloni, allora sono andato in bagno a sciacquarli e ho portato con me il borsellino perché c'ho lo smeccatore tascabile, comodissimo, ve lo assicuro. Niente, l'ho asciugato col phon, poi mi sono dovuto interrompere perché mi ha chiamato la cicca
Era emozionatissima, ho ricevuto dei fiori stupendi, devi vedere che roba. Lei tremava tutta con la voce, la rossa in faccia. Poi a Capirà queste cose mi fanno impazzire. Invece Camilla aveva un broncio, Capirà con quel moroso. Ma prima del bottone cos'è che stavo dicendo? Non ricordo nemmeno più perché sono qui da voi. Per il borsello. Ah sì, deve essere in bagno, che paura, fortuna a voi, grazie ragazze. Sai, è tanto che avrei voluto dirtelo. Dirmi cosa? Io non vorrei rovinare niente, ma ho bisogno di dirtelo. Sai, fin da quando eravamo piccoli, giocavamo insieme, ridevamo. Beh, insomma, sì, fin dall'inizio... Scusate ragazzi, fra poco cominciamo. Andate a prepararvi. Sì, d'accordo, arriviamo. Ok, bravi. Sì, insomma, la dico tutta ad un fiato. Quello che ho sempre cercato di dirti è che da molto tempo provo qualcosa per te, ma non ho mai avuto il coraggio di dirtelo. E poi la nostra amicizia, e lui, e voi, e io non c'entravo più nulla. Abbiamo vinto! Cioè, hanno vinto! Ma chi? Noi! Noi? Noi, la mia squadra. Squadra di cosa? Pallanuoto. Era una delle partite più difficili. Avrei dovuto giocare, ma sono qui. Ero in pensiero, ma mi hanno fatto sapere che hanno vinto. Ah, sono contento. Bella la pallanuoto. Mi piacerebbe giocarci. Perché? Invece cosa fai? Io? No, niente. Ah beh, se vuoi provare, ma non so se sei ancora in tempo. No, non potrei. Perché no? Problemi di salute? No, è che... Ah, manca il tempo, eh. No, è che... Mio padre non vorrebbe, ecco. Sono contenta che tu me l'abbia detto, perché anche per me è la stessa cosa e che non ho mai avuto il coraggio di dirtelo. Non sapevo come dirtelo e dovevo fare l'indifferente. Ok, perfetto. Grazie per avermi aiutato a ripassare. Di niente, andiamo a prepararci. Pietro, ma quanto sei? Tanto. Oh, certo, ho paura, eh. Cosa? No, dico, fa paura, la tensione, il pubblico, la parte, sbagliare. Poi tu, per te è molto difficile, spaventoso. Direi di sì. Io ho ripassato la parte mille volte e ho paura davvero di tutto e addirittura che mi cada un fare in testa. Già, anch'io. Sento che potrei svenire da un momento all'altro. Come siamo un po' tutti, meglio ci andiamo a prepararci, dai. E chissà cosa si staranno dicendo. Tesoro, quando ho finito mi porti a cena, mi raccomando, prenota. Vestiti bene che io sarò elegantissima. E bellissima, è vero che sono bellissima? No, mi dispiace, ma io qui non pulisco. Non voglio accendarci niente. Faccio finta di non vedere. Oddio, oddio. Giusto una pulitina. Ok, ragazzi, questo è il primo campanello. Stiamo per cominciare. Avete controllato tutto? Gli oggetti di scena, i vestiti, il trucco. Vi siete truccati? Bene, per il resto tutto come in prova. No, Ferro, aspettate. Mancano Zanna e Carlo. Come? E dove sono? Anche Jacopo.
Sì, anche Luca. Ma che cavolo fate? Mandateli a cercare. Non dovevi esagerare, ne hai mangiata troppa. Oh, scusami! Adesso come faccio? Ah, non lo so proprio. Il vestito. Scena. Il vestito. Scena. Ok, ragazzi, questa volta ci siamo davvero. Siete pronti? Carichi? Allora, tutti qui. Merda, merda, merda! Dai, raga! Oh mio Dio, Michele! Chi? Chi è? È svenuto! Oh! Oddio, oh. Adesso cosa facciamo? No, non possiamo continuare. Ragazzi! Il grande Stanislavski dice, recitate bene o male, ma fatelo con sincerità. Il pubblico sta aspettando. Chi è dicendo si prepari? E tu, vai a prendere qualcosa di dolce o portagli dell'acqua. Come si chiama? Michele. E tu, Alessia, e le altre, andatevi a preparare. Sei una delusione, guardati. Se tremi così per uno spettacolo, figurati nella vita. Non sarai mai nessuno. Ehi. Che pace qui. Dovresti vedere là dietro, sono tutti impazziti. Corrono come matti, ripetono a memoria le battute che già sanno. Uno, un certo Michele, è svenuto. Alle ragazze gli hanno rotto i vestiti. Questa storia dello spettacolo sta dando alla testa anche a noi. Ehi, parla per te. A me questa tensione pre-spettacolo piace. Non verrà. Mi ha chiamato prima. Non ho capito se era una riunione finita tardi o cosa, ma mio padre non verrà a vedermi. Mi dispiace. Ora vorrei soltanto che questo spettacolo iniziasse subito. Questa attesa mi sta uccidendo. È un po' come la storia del gambero. Non la conosco. C'era una volta un gambero che chiedeva a chiunque incontrasse dove era il mare e nessuno mai riusciva a rispondergli. Finché un giorno incontrò un pesce più anziano, più saggio, che glielo seppe dire. E il pesciolino, ansioso, gli chiese, ma dov'è il mare? E il vecchio gli rispose, come dov'è? È qui, intorno a te, ci stai nuotando. Non ti seguo. Vedi, nessuno riesce a godersi questo momento. Lo spettacolo arriverà, ma è importante vivere da protagonisti anche l'attesa, per poi godersi quello che viene dopo. Questo non cambia le cose. Mio padre stasera non verrà. E tu? Ti ho visto prima, nel camerino, con Nicola. Ma dai, sai benissimo che stavamo ripassando la parte. Lui è il mio ragazzo soltanto sul palco. Tu dietro le quinte. Pronto, si parla? Ok, si parla.
Signore! Ma il portafoglio! Signore, ma mi sente il portafoglio, signore! Signore, il portafoglio, si fermi, signore! Signore! Signore, il portafoglio, si fermi! Dove va, signore? Signore, si fermi! Il portafoglio, signore! Il portafoglio, signore! Dove va, signore? Il portafoglio! Il portafoglio, signore, si fermi! Si fermi, signore, il portafoglio! Sto leggendo. Beh, allora faresti bene a farla. No, sono in ritardo, oggi è anche l'ultimo giorno di scuola. Corri, altrimenti ti mettono una nota. Spiritoso. Ma sono appena le 8, non sei in ritardo. Salve, vorrei giocare dei numeri. Sì, l'otto supera l'otto o che altro? L'otto. È una domanda? Lei cosa vuole che sia? L'otto. L'otto. Devo indovinarle i numeri? Ah, no, allora 3, 22, sì. 35, sì. 44, 60. Sì. Su che ruota? Roma. Ah, Roma. Ok. Grazie, arrivederci. È stato un piacere. Non mi sembra vero. Sembrava ieri che facevamo la prima. Tu progetti per quest'estate? Mare. E poi Australia con mio padre. Australia? Sì, lui ci deve andare per lavoro, così mi porta con sé. Ma tu sei matta, sono 20 ore di aereo. Io non ci andrei mai. Tu vai da qualche parte? Mare. E forse mare. L'importante è non prendere aerei. Mai desiderato volare. Non hai mai preso un aereo? Sono sempre stato coi piedi ben piantati a terra. E ho il terrore di volare. Sai, una di quelle paure che hai da piccola, se non riesci a superarla, te la porti per tutta la vita. Bene, le ultime 2 ore di lezione e poi... Mare. E dai, mamma, questa ricarica. Alice, tutte le mattine che la ricarica, non ne posso più. Ma ho bisogno di soldi. Te l'ho fatta la settimana scorsa. I soldi non erano dal cielo. Ciao, Pietro. Ciao, Alice. Ciao, fratellino. Per l'ultimo giorno di scuola, il tuo piatto preferito. Grazie. A me è la vita che non fa il piatto preferito. Oddio. Allora, com'è andata oggi? Dai, tutto bene. Non ci sono stati pianti. Noi almeno l'ultimo giorno di scuola andavamo al mare a fare il bagno. Così il tuo piatto preferito si raffreddava a casa. Ah, sì? E quale sarebbe il mio? Bucatini alla matriciana. Mamma, ma quante volte ti devo dire che non devi leggere il mio diario segreto mentre pulisci la mia camera? Mi passeresti l'acqua? Parolina magica. Grazie. Sapete chi arriva oggi a trovarci? Chi viene? Alessandro, arriva in stazione alle 6:30. Ma intendi Alessandro di Roma, il nostro caro cugino, che viene a trovarci una settimana all'anno per farsi la vacanza al mare? Dai, non essere così cattiva, lo sai, Alessandro è il nostro unico cugino con cui siamo rimasti in contatto. Grazie Facebook. Io sono contento che vieni. Potresti andare a prendere in stazione? Parolina magica? Per favore, caro. Certo, mami. Evviva, mettiamoci per mano tutti intorno a un fuoco. Sicuri che io sia tua figlia? E tu sei mio fratello? Vado a richiedere un test del DNA.
scusate il ritardo. Poi, Franci. Ciao, Pietro. Speravo venissi. C'è tanto lavoro oggi? No, è che ti volevo parlare. Dimmi. Giulia. Ancora Giulia? Sì, lo so che non si dovrei pensare, ma è più forte di me. Non capisco se mi prende in giro. Ti ho spiegato tante di quelle volte che devi smettere di pensare a lei. Sì, ma ascolta, è successo lei che... non vuole il tuo bene. Ma è che a volte penso che... Mi stai ascoltando? Sì, certo. Franci, ci conosciamo da tanto. Siamo amici ormai da 7 anni. E ti ho sempre aiutato. Fidati, per favore, lascia perdere. È che è più forte di me, non ci riesco. È più forte di me. Franci, prova a pensare alle cose più importanti, alla semplicità, all'innocenza. Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Dai una mano a mettere a posto. Sì, un attimo. Finalmente! C'è bisogno di qualcos'altro? No, non ti preoccupare. Stai un po' con Franci, che lo rispondi un po' giù oggi. No, ma sempre problemi con la famiglia. Ancora? Ma te l'ha detto lui? Sì. Ma me non ha voluto dire niente. Ciao ragazzi, come ciao. Va? Ciao! Tutto bene? Come procede? Tutto a posto. Stiamo sistemando la spesa. Ottimo, state facendo un gran servizio. Questa sera vengono 15 fratelli un po' più sfortunati su a dormire da noi, va bene? È soltanto un piacere per noi. Oh, a proposito, c'è l'incontro a Roma con Fra Roberto. Ci siete questo fine settimana? Mi dispiace tanto, ma uno spettacolo con la scuola. Io voi? Ci sono, eh. Sì? Ci sono, sì. Ottimo, Pietro, non ti preoccupare. Cercheremo di tornare prima dell'inizio della scuola, ok? Quindi magari non te lo prendi, va bene? Chiara, mi dai una mano a mettere a posto? Vado su a sistemare, ok? Ok, ciao. Ciao ragazzi, vi devo salutare che è arrivato mio cugino da Roma. Devo andare a prendere la stazione. Ma vai già via? Mi dispiace. Ci vediamo? Pietro. Ci sentiamo dopo. Ehi là! Ciao Ale! Ciao Pietro! Come va? Tutto bene? Insomma... Viaggio? Un massacro! Il treno è in ritardo e non funzionava neanche l'aria condizionata. Poveretto il mio cuginetto! Trenitalia non ti ha trattato come si deve! Non fare sarcasmo, eh! Dai, ti farà star meglio pensare che la mamma sta cucinando per noi! E vai! Ti va di fare due parole al mare? Va bene, dai. Ci siamo sentiti più per una settimana e non rispondeva neanche più al cellulare. Ho provato a lasciargli messaggi in segreteria, l'ho chiamata a casa, ma... niente. Quindi ho iniziato a pensare che fosse colpa del discorso che gli avevo fatto l'ultima volta. Avevamo parlato di fede, di felicità. Mi è sembrato di capire che lei non la pensasse come me. Anzi. Dai, andiamo. Era completamente contrario a quello che pensavo io. Sembrava quasi che aver studiato filosofia per tutti quegli anni l'avesse fatto perdere la semplice felicità dello stare insieme. Da quel giorno non mi parla più. Ho capito che è un gran casino. Vabbè, grazie, questo già lo sapevo. Ma tu cosa faresti al posto mio? Se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Io ci pregherei su. Vabbè, grazie. Dai, preparati, ci usciamo, così ti tiri un po' su. Wow, la Pesaro by night, sarà sicuramente da sballo. Infatti, dai, muoviti, sennò ti lascio qui con la tua depressione. È sempre un piacere rivederlo. Sono contenta che siete amici. Sai, un po' mi dispiace che è partito. E ora passiamo alle estrazioni del lotto. Cosa vuoi per cena? Shh! Sulla ruota di Roma. 3 22 35 44 60. Sì, 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 sì. Vai, 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 vai.
sì, sì, sì. Ho vinto. E vai. Ho vinto. Sì. E il biglietto dove l'ho messo? Potete fare un po' di silenzio? Dai, che hai? Ora è il momento di divertirsi, è finita la scuola. Sto pensando, ho perso degli appunti. Vabbè, pensa pure agli appunti te. Raga, che si fa quest'estate, viaggetto? Avere i soldi, ci toccherà passarla a giocare a carte sotto l'ombrellone, come sempre. Certo, come quando eravamo bambini. I bambini, sono quelli che entreranno nel regno dei cieli, giusto Pietro? Gli ho detto di lasciarmi in pace. Ma come, non sei tu quello del volontariato, del regno dei cieli, della Bibbia? In questo momento non ne frega niente del volontariato, della La Bibbia, l'ho messo nella Bibbia. Cosa hai messo nella Bibbia? Niente, la Bibbia è importante. La Bibbia è Roma. A Roma. Ricordatevi, la Bibbia è la ricchezza più grande che abbiamo. Ah mamma, io dimenticavo, domani dovrei partire per Roma. Per Roma? Sì, ma siamo con Giovi. Ah, ok. E cosa andate a fare? C'è un incontro con Fra Roberto. Ti spiego quando torniamo. Quanto tempo stai fuori? 2 giorni al massimo, stai tranquilla. Ti serve una mano con la valigia? No, la faccio io. Ma tutti gli altri dove sono? Saranno già sul binario, dai, che tardi. Va bene, ciao. Ciao, mamma. Ti amo stasera. Va bene. Ben svegliato. Mi scusi. No, tranquillo. Dove sei diretto? A Roma. Io questo treno lo prendo tutti i giorni per andare a lavorare. È capitato anche a me di prenderlo. Sì. So che è in ritardo cronico. Ci vorrebbe un miracolo per arrivare puntuali. Sì, infatti. Ci vorrebbe un miracolo. Ma tu saprai meglio di me se questo treno fa ritardi. Ma guarda, a dir la verità io non ci faccio mai molto caso. Quando viaggio, una volta che sono seduto, io guardo i quadri. Vedi, ho un sacco di libri pieni di opere, di dipinti. È la mia passione. E anche il mio lavoro. Mi spinge a viaggiare. Sei un critico d'arte? Sono un assistente di sala nei musei. Ti presenti quelli che controllano? Ah, sì, ho capito. Quelli. Ogni tanto mi spostano di museo e quindi posso viaggiare. È il motivo per cui viaggio. E tu? Perché viaggi? Io? Perché vai a Roma? Beh, una lunga storia. Ma dimmi, cosa stai guardando? Guarda, sono contento che me l'hai chiesto. Guarda, tieni questo. Questi quadri mi hanno cambiato la vita. Vedi, questi sono pittori fiamminghi del 600. Adesso non è che ti voglio annoiare con una lezione di storia dell'arte, ma anche perché appena finita la scuola, mi sa, quindi non ne potrei più. No, a parte gli scherzi. Guarda, voglio solo che fai attenzione ad una cosa. Un dettaglio che cambia tutto. All'epoca andava molto di moda il ritratto, no? Singolo, ma anche in compagnia di altre persone. E se ci fai caso, in tutti i quadri di quest'epoca, le persone ritratte rivolgono il loro sguardo verso qualcosa che è all'interno della composizione stessa. No, ad esempio, vedi questo signore, questa qua, guardano verso sinistra, no? Vedi lei? Però, qui ti voglio. Vedi loro? 1, 2, 3, i bambini. I bambini, ancora puri ed innocenti, sono gli unici che guardano dritto, in direzione del pittore, o dello spettatore, no? E guardando questi quadri che mi è venuta l'idea. E se stessimo tutti guardando nella direzione sbagliata? Io, te, tutti quanti, non stiamo forse guardando nella direzione sbagliata? È per questo che soffriamo tanto. I bambini, nella loro innocenza, sono gli unici che riescono ancora a vedere la verità. A volte... Prossima fermata, Roma Terni. Scusami, mi è fermata, devo uscire. Ah, ok. Guarda, ti lascio questa in formato mini, è lo stesso quadro. Grazie. Prego. Arrivederci. Ciao.
Chi è? Ale, sono Pietro. Pietro chi? Tuo cugino. Mio cugino? È uno scherzo. Posso farti una domanda? Certo. Se sei veramente mio cugino, ieri ti ho parlato di una situazione che sto vivendo. Da quanto tempo va avanti questa situazione? Mi trovo in questa situazione ormai da... Dai, Ale, per favore, fammi salire. Ma cosa ci fai qui a Roma? Ciao, sono venuto qui con degli amici e ho pensato di venire a trovare. E volevo anche sapere se hai fatto buon uso della mia Bibbia. Beh, veramente sono appena ritornato a casa. La tua situazione mi ha colpito molto e vorrei provare ad aiutarti. Ti ringrazio, ma non c'è bisogno di venire fino a Roma. Ascolta, tra qualche ora a San Paolo ci sarà un incontro di lettura della Bibbia. Daranno dei consigli, potrebbe farti comodo per la tua situazione. Sì, ma io... Ho fatto tanta strada per venire fino a qui. Prendi la Bibbia e andiamo. Va bene, però vengo solo se ti posso fare da cicerone per Roma. Dai, forza, andiamo. Bellissimo! Ma hai visto dove sono le pile? Non è questo che mi aspettavo quando mi hai detto che andavamo a fare un giro per Roma. Lo so, ma devo comprare delle cose. Va bene se vado a fare un giro al Colosseo. Ok. Ci vediamo alle 5 a San Paolo. Va bene. Mi raccomando, porta la Bibbia. Giada? Ciao, sono Pietro. Pronto, Pietro? Ma perché non sei qui? Sei in ritardo. Ho un problema... sto molto male. Stai scherzando? No, guarda, mi dispiace, ma per questa sera non ci sarò, ciao. Pietro non c'è, ragazzi! Ragazzi, Pietro non c'è! Al ladro, fermatelo, fermatelo! Il portafoglio, ferma, ferma! Fermatelo, il portafoglio! Fermatelo, signori, il portafoglio! Torna qua, torna! Ehi, torna qua! Dove stai andando? Torna! Ehi! Ma cosa stai facendo? È più forte di me. Quando vedo qualcuno correre, devo correre anch'io. Io sto seguendo un ladro. E io combatto le ingiustizie. Dai, ti aiuto a trovare il ladro. Ma mi ha appena detto... Dai, andiamo, veloce! Andate da quella parte! Ormai è inutile continuare a correre. Ci vorrebbe un miracolo per raggiungerlo. Non credi nei miracoli? Nessuna traccia? Niente. Sembra che si sia volatilizzato. Accidenti. Dai, torniamo sulla strada. È da questa parte. Stai guardando nella direzione sbagliata. Non sei di queste parti, vero? No. Perché sei qui? Sei venuto da solo? È una storia lunga. Comunque sì, sono da solo. E come farai a tornare a casa senza portafoglio? Un'idea ce l'ho. Di grazia più vi manca, questo dice oggi l'apostolo Paolo qui sepolto. Niente vi manca per realizzare i vostri sogni, fidatevi di Dio e sognate ad occhi aperti grandi progetti per il vostro futuro. Iniziamo a farlo con il canto.
Attenzione, per favore. Attenzione. È stato appena individuato un principio di incendio. Siete pregati di lasciare la basilica al più presto, mantenendo il silenzio. Lasciate pure la parola di Dio sulle sedie. Tornerete a prenderla non appena saranno finiti i controlli. Lasciate tutti la Bibbia. Lasciami, dove mi stai portando? Lasciami, cosa stai facendo? Cosa fai? Dai, lasciami! Dai. Ma basta, dove mi stai portando? Lasciami! Dove mi porti? Lasciami, cosa stai facendo? Guarda che non serve un autobus per fuggire dall'incendio. Sì, ma te mica vai veloce come me. Dove porta questo autobus? Hai paura di andare troppo lontano? Devo tornare a casa. Dove abiti? Ti ci porto sì, io. Sì, dove abito? Non sono di Roma. Allora perché sei qui? È una lunga storia. E com'è andata a finire? Finora non tanto bene. Niente è finito finché non è finito. Quanto sei saggio. Perché sei qui? Ho perso una cosa ed ero convinto di trovarla qui a Roma. Era una cosa importante? Beh, forse lo era, ma ora non sono più certo di niente. È un buon segno. Perché dovrebbe? Se non sei più certo di niente, puoi sempre ricominciare da capo, ripartire da zero. Un po' come diventare bambini. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. C'è qualcosa che non va? No, è che ho sentito detto questa frase molte volte. Eppure mi rendo conto solo ora di ciò che vuol dire. Allora questo viaggio non è andato poi così male. Già, ma ora vorrei tornare a casa. Oh, il principino si è svegliato. E dove te ne devi andare? Ma dove siamo? Castelluccio Acqua Borrana. E quanto mancherebbe per Roma? Roma? Saranno almeno 200 chilometri. Dov'è che te ne devi andare? Io dovrei andare a Roma. Allora è meglio che te prendi un altro autobus. Io sto andando verso Catania. Ma come? Io dovrei... Shh! E vedi che c'è sta scritto? Vietato parlare al conducente. Allora scendo qui. C'è nessuno? Fai attenzione, la colla è ancora fresca. Ah, mi scusi, non volevo. Ciao ragazzo. Sei nella migliore bottega d'artigianato di Castelluccio. Eh? Sì, paese, sì o no, 4-5 case. No? Una concorrenza aspettata. Dimmi ragazzo, cercavi qualcosa? Cosa ti ha spinto qui? Questa domanda me la stanno facendo un po' troppo spesso. Ah, basta avere la risposta giusta. Il problema è che io non ho la risposta giusta. Ero convinto di averla. Ero superficiale. Ora invece mi sento così... inquieto. Thank you.
Dai, sbrigati. E guarda qua, guarda. Io vivo in questo posto da una vita. Mi è mai mancato qualcosa? Guarda cosa ho io. Non sono ricco. Forse perché questo spettacolo è gratuito. Ne ho visti tanti di tramonti. E vuoi sapere una cosa? Quando il cielo è limpido e il sole che tramonta colora l'orizzonte e poi sparisce. Quando ci sono le nuvole, il sole le contagia, le colora. E tutto il cielo è come se danzasse. È come se il cielo fosse la tela su cui il Padre Eterno dipinge i suoi migliori colori. Le inquietudini sono le nuvole del cielo. Senza di quelle la gioia, la vera gioia, non avrebbe nulla su cui attaccarsi. Tramonterebbe su un cielo piatto. Le nuvole, le inquietudini, sono la parte ruvida dell'anima. A volte può far male, ma è lì che si aggrappano le gioie. È lì che si annida la verità. Sono certo che tu già conosci la risposta giusta. Ora lasciati invadere dal colore. Nel frattempo, per non rischiare che ti sporchi troppo, prendi questo. Poi ti comprerò un biglietto per ritornare a casa. No, la ringrazio, ma non posso accettare questo regalo. Ah, chi ti ha detto che è un regalo? Come stai? Bene, bene. Te tutto bene? È tanto che aspetti? No, ma più che altro dove sei stato? Ti racconterò, ma tu come stai? Come al solito. La questione di Giulia? No. Dai, raccontami. Ma sei sicuro? Sì, sì, tranquilla, abbiamo tutto il tempo che vogliamo. Ora mi sembra così strano. Non ci avevo mai pensato prima. Non mi era mai passato per la testa di stare guardando nella direzione sbagliata. Perché sono così pochi a capirlo? Faccio questi pensieri senza trovare risposta, ma poi mi vengono in mente le parole del vecchio signore. Vi sono due tipi di uomini al mondo. Quelli per cui i miracoli non esistono. E quelli per cui ogni cosa, ogni persona, ogni incontro è un miracolo. Io credo di aver capito con chi stare. Thank you.
che mi hai fatto venire fino a qua? Niente, volevo ringraziare per quello che ha fatto per me. Grazie, ma non c'era bisogno di farmi venire fino a qui. Volevo anche darle questo. Questo? E che cos'è? Lei entri e lo dia al ragazzo che è dietro al bancone. Ma ora che ne sarà di te? Inizierò a fare quello che avrei dovuto fare tanto tempo fa. Comincerò a volare. Inizierò a fare quello che avrei dovuto fare tanto tempo fa. Inizierò a volare.
nebbia da te, a te. Voglio